Cari amici miei di cinema, eccoci con i nostri consigli delle uscite in sala in questa ultima settimana di febbraio, prima di avviarci un po' verso il prossimo mese, le prossime uscite. Arriva in sala un film molto importante, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, un film di Darren Aronofsky, il regista di Pi Greco, il regista di Requiem for a Dream, il regista di The Wrestler. Qui va a toccare il tema anche della malattia con The Whale, storia di un professore sofferente di obesità che non si mostra più ai suoi studenti, che chiude la telecamera durante le sue lezioni. È un uomo sul finire della sua vita che cerca però di redimersi, di ripensare alla sua esistenza e soprattutto di provare a conciliarsi con sua figlia adolescente. Ci andiamo a vedere il trailer ufficiale di questo intenso film di Darren Aronofsky. Eccolo qui. Lo so che queste regole possono sembrare limitanti, ma ricordate, lo scopo di questo corso è imparare a scrivere in modo chiaro e persuasivo. Tenete a mente la verità delle vostre tesi. Sei una persona meravigliosa, Ellie. Non potrei desiderare una figlia migliore di te. Vuoi farmi da genitore adesso? Chi è che mi vorrebbe nella propria vita? Non sei in contatto con la mamma? In realtà mi parla soltanto di te. Perché? Perché è l'unica cosa di cui mi importa. Perché sei ingrassato tanto? Ho perso una persona a cui tenevo molto e questo mi ha segnato. Non la vedi da quando aveva 8 anni e ora vuoi ricucire il rapporto? Mi dispiace. No, non sono d'accordo. Non è una buona idea. Mi Se dispiace. provi a dire mi dispiace un'altra volta, ti infilzo con un coltello, lo giuro su Dio! Fa pure, che vuoi che succeda? Comunque non riusciresti a raggiungere gli organi. Perché all'improvviso hai bisogno di vederla? Perché adesso? Liz, ho paura che abbia dimenticato che è una persona meravigliosa. Io me ne devo andare. Devo avere la certezza che potrà avere una vita decente, fatta di persone a cui tiene e che starà bene. Devo sapere di aver fatto almeno una cosa giusta nella mia vita! Un film importante, intenso, sulle seconde opportunità, sulla redenzione. Un film perfetto per quello che è un po' la mission di Medicina, ma un film che è anche un grande spettacolo cinematografico con una grande prova d'attore per Brendan Fraser. Un film molto amato, premiato soprattutto dai più giovani, fin dalle giurie giovani della Mostra di Venezia. Un film da non perdere sul grande schermo. Una pellicola più leggera invece che volevamo consigliarvi, dopo The Whale, è il film Romantiche, questo esordio alla regia di Pilar Fogliatti, attrice, personaggio televisivo molto simpatico, che pensa un po' alla figura femminile secondo varie identità. Andiamo a vedere questo trailer in cui lei, oltre che dirigere, recita e recita in più ruoli. In questi 6 anni io ho consegnato la mia sceneggiatura Olio su Mela a tutti, ho dato, veramente. Sono 2 ore che ti cerco qui nel bosco! Amo, stiamo a Villa Borghese. Beh, diciamo che nel campo della calzatura mi sento la più competente, quello di San Posso per via. Poi. Lui si chiama Sanis Joachim Bonpland del Pioppo. E è tipo mezzo greco. La madre è francese, il padre invece è umbro, però la nonna è bizzante. Devono scopare sempre. Capitiamo una fatica, però, Vabbè, ma perché quanto vi passa voi? C'è un'oretta? Un'oretta, Lia, che minchia fai un'oretta? E io dopo un po' dico, gioia mia, mi devi mandare a casa, tesoro. Tu gliela devi abbassare la sicurezza, ok? Gli fai tipo, amore, ma che te sta venendo stempiata? C'è troppo carino, amore, io ti amo, pure se tieni la pelata, mi ci specchi. Quali mai il colore della pelle conta? Potremmo fare direttamente forse a Londra. Quando a Londra? Pantelleria? Si dà Posso che mi pantelleria? dai una data? Sara. No, Sara. Con i beduini, le stelle. Una coordinata? Non lo so, Argentario? Non ce lo diciamo. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente. Mi trovate qua! La mia è una bella storia! Non me ne frega niente di niente. Film al femminile, con musiche di Levante, appena stata a Sanremo.
film che parla della condizione femminile, film ironico, che ci fa divertire ma ci fa anche pensare e riflettere. Un consiglio per una visione più leggera rispetto a quella di The Whale, ma entrambi i due film da vedere in sala. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo con i nostri prossimi appuntamenti. Grazie.